Non è sciovinismo il mio, ma è la realtà, no? È vero, che si gira. Te lo dico io. Che... infatti, poi tu lo sai meglio di me. No, è veramente. Può arrivare dietro la schiena. Ancora Bundu davanti all'avversario senza paura. È partito un colpo. A momenti pizzica l'arbitro. Era per quello che si è preoccupato. Si scusa Ortà in tutti i casi. Incontro assolutamente corretto questo da parte di ambedue. Con molta aggressività di entrambi, ma una correttezza. Sinistro di Bundu che ha fatto male. Ed è arrivato. Ancora a segno con il destro. Ed un montante destro che è arrivato a segno. Ancora i fianchi di Ortà, bersaglio preferito di Bundu in questa ripresa. In effetti c'ha il fianco destro e anche il sinistro, sono rossi. È quello che bisogna sottolineare, che Bundu contiene il destro, gancio corto il Bundu, che non ci ha creduto molto, perché se l'avesse messa con più determinazione e convinzione, forse ma io credo che ha visto il bersaglio aperto all'ultimo momento e l'ha portato quasi riflesso condizionato quello di Bundu. Questo l'ha caricato, ottimo Bundu, che evita la risposta di Ortà schivando i colpi in maniera perfetta. Bellissima ripresa questa di Bundu. Sentiamo l'angolo, Barone. Tutto come una vergine. Tieni tu adesso qua. Dai. Leo, quando tu fai la schivata, rientra subito. Subito lo prendi. Subito gli è lì, dai. No, no, però devo dire che era il gomito. Te l'ho detto che era il gomito. Sì. C'era il gomito, l'avevo visto bene, ha fatto un po' di o meglio è arrivato un po', ma sì, ma l'ha perso il gomito, smorzato molto. Stava dicendo anche Loreni lì, sentiamo Barone, scusami. Ok, vai Leino, vai, tienle sulle mani Leino, ma paura di buttarla. Simone, Leo, tienle sulle mani, tienle sulle mani, rientra, manda via, rientra tu. Sì, sulle mani sì, ha ragione l'angolo, perché sì. Tende ad abbassare un tantino, però cosa portate, che non deve fare di fronte a questo avversario, sì, con le braccia lunghe. Si è staccato un po' di cerotto, ha rimesso un po' di cerotto asciutto, sì, così... subito Bundu all'attacco, sì. Subito anche il colpo di sbarramento di Ortà. Tre colpi bellissimi. Bundu sembra un tantino più preciso in questo frangente. Assolutamente è andato a segno con tre bellissimi colpi. Non parlo più determinato, perché anche Ortà sta rispondendo appena può. Il destro di Bundu. Grande cuore e grande tecnica da parte di Bundu in questo incontro, ma anche in questa fase. Lavorando bene sta con il sinistro Ortà in questa fase della decima ripresa. Bundu controlla l'azione dell'avversario, lo guarda, aspetta molto e poi purtroppo deve incassare qualche colpo per potersi poi portare all'attacco. Non c'è niente da fare, le braccia lunghe di Ortà arrivano molto spesso a segno. Siamo nella decima ripresa, incontro sulle 12, come ho detto più volte. Un momento, non dico di stasi, ma insomma è forse l'unico momento del corso di tutti i combattimenti in cui vi sono meno colpi, probabilmente prima del rush finale con la undicesima e soprattutto con la dodicesima. Evidentemente si preparano proprio a quello. Sì, è andato vuoto comunque Ortà, attentissimo a Bundu nelle schivate millimetriche, ma comunque tali. Ma il genere è vero, la decima ripresa. Ecco, questo è dietro. Sì. Però si gira lui. E però se si gira. Un richiamo ufficiale. È un richiamo ufficiale ai danni di Bundu. E va bene. Il pubblico fiorentino non gradisce, lo fa in maniera estremamente colorita ed ecco la risposta dei 5.000 del Palamandela, frastuono indescrivibile, il destro e sinistro, risponde ancora con... il destro a segno di Bundu,
dei colpi a segno molto belli. Sì, precisi e anche caricati. Il destro caricato di Bundu, poi finta, rimane sul colpo per fortuna, perché c'è la risposta pronta di Ortà, invitato a sua volta ad alzare la gettata dei colpi. 1-2 di Bundu, a vuoto Ortà. Quello che è molto interessante è che Bundu riesce ad evitare i colpi della la reazione dell'avversario. E soprattutto è riuscito a rimanere lucido dopo il richiamo ufficiale, non ha avuto la frenesia di recuperare subito. Un po' di sangue dalla parte destra. Ma pochino, sì. Del resto occorre dire anche bravo al suo angolo, che è riuscito a tenere a bada le due ferite. Ottimo finale di Bundu, che è arrivato a segno con due colpi che riesce ad equilibrare la, a mio avviso, dopo il colpo perso, il punto perso per il richiamo ufficiale, ma però non si dice, tecnicamente la ripresa l'avrebbe vinta lui. Colpo a serie Leo, sia sinistra e destro, sinistra e destro, tutte e due, poi muoviti e rientra, passa di sotto e rientra, capito Leo? Dai, butta acqua, butto, dai, bella grande, basta, hai fatto una foto, a bere, fallo bere, sì, la può bere, se recupera un po' bene meglio, esatto, due tagli, via, vai, via, va bene, tieni per adesso. Dai Lino, su, manca due riprese, falle tutte e due. Dai Leo, falle tutte e due. Taglietto sulla sinistra è leggero, quello destra è il primo, un po' più pesante. Sotto il sopracciglio però. Ricordo che è presente l'ex campione europeo Azzori, medaglia d'oro nel 64, medaglia olimpica. C'è Silvano Bertini, c'è Gianni De Magistris, c'è Igor Protti, Giovanni Parisi, insomma c'è i personaggi questa qui. Sera veramente. Stasera non l'abbiamo ricordato prima, ma l'ho fatto adesso, proprio prima della 11ª ripresa. Ricorderemo, parleremo poi, in attesa di verdetto, anche delle elezioni federali che domani proporranno nuova gestione federale o riconfermeranno la gestione federale per il prossimo quadriennio. Attacco sia di Ortà che di Bundu. Attenzione, Ortà trova anche il tempo di calciare via una pubblicità che certo lo aveva. Ha dato fastidio. Sì, è stato lucidissimo a calciarlo via. Pubblicità sul ring, sulle quali erano finiti i pugili. Lucidissimo Ortà a togliersi dal pericolo, l'inciampo. Bundu va basso, si chiude Ortà questa volta in maniera molto accurata, i fianchi. Mi aspettavo un colpo su da parte di Bundu dopo i due tentativi bassi. Beh, si era già allontanato troppo. Buono per Bundu che Ortà non abbia reagito, perché l'ha scoperto Bundu. Qualche problema ce l'avrà anche Ortà in quanto a sì. E attenzione perché sì, sinistro è sempre lì, ecco, è bellissimo questi colpi diretti, sì, si è portato lì, poi il sinistro di Ortà su guantone e volto, ecco, da vicino quello che avrebbe dovuto fare di più, ma arrivare di vicino colpi, però sai, da vicino i colpi dritti stretti. Questo ancora è rimasto un po' lì Ortà, è rimasto un po' lì, l'ha sentito secondo me questo colpo ed anche il gancio sinistro che le è arrivato adesso. È stanco Bundu però, stanco con il lavoro che ha fatto, per me sì, è già un miracolo che arrivi alla undicesima in queste condizioni. Io vorrei sperare che